Il congresso SIFO nazionale di quest'anno si pone come obiettivo la real world evidence nell'informazione scientifica, il che significa informare il dato, connettere il dato attraverso la produzione di evidenze reali, di clinica e pratica reale, e quindi non solo studi osservazionali, non solo registri, ma anche vorrei dire l'integrata interoperabilità dei dati, e quindi far sì che il dato sanitario sia disponibile nell'uso primario e secondario con tutte le garanzie di protezione della privacy. Solo così si potranno fare tutte quelle migliori valutazioni di health technology assessment legate al valore, al beneficio diretto e indiretto, al valore clinico, al valore economico e sociale di ogni strategia terapeutica. Ma in più, oggi quello che risulta essere un tema di grande attualità è sicuramente quello di poter ragionare in termini regolatori di prospettiva, ovvero ci sono agenzie che già sulla base della real world evidence, agenzie regolatorie, ad esempio quella americana, allargano le indicazioni terapeutiche sui farmaci consolidati, e quindi abbiamo bisogno di un salto culturale di metodo regolatorio per far sì che la real world evidence sia parte integrante della valutazione regolatoria e dell'assessment di tipo tecnologico nell'ambito della gestione e dell'implementazione dell'HTA. In merito alla situazione generale di sviluppo del sistema sanitario, delle politiche sanitarie, a nostro avviso è il momento di avere una cabina di regia forte con il nuovo governo e con i ministeri e le agenzie competenti, affinché la strategia di implementazione del sistema salute, del sistema sanitario, sia integrata con la strategia farmaceutica e quindi possa tenere conto degli interessi dei cittadini e degli interessi della filiera farmaceutica, e quindi ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione, per far sì che l'Italia possa da un lato andare a ridurre i gap relativamente all'accesso ai farmaci innovativi e rispetto anche ai modelli organizzativi che le diverse regioni hanno implementato in un'ottica HTA, e quindi ridurre i gap, far sì che vi sia equo accesso ai farmaci e ai percorsi di diagnosi e cura da nord a sud del paese, rispetto non solo ai farmaci innovativi ma a tutti i farmaci. Far sì che le risorse e quindi il finanziamento e la valorizzazione delle risorse, intesa come finanziamento economico, sia passi da una logica di costo a una logica di valore, di benefici diretti, indiretti, clinici, sociali ed economici, e naturalmente questo si possa accompagnare con anche tutti quegli strumenti legislativi di cui il nostro Paese ha ancora bisogno per recepire ad esempio il nuovo regolamento europeo sulla ricerca clinica. Ricerca clinica significa beneficio per i cittadini che accedono all'innovazione for free, e beneficio per il sistema sanitario che per ogni euro investito in studi clinici beneficia di circa 3 euro, quindi il rapporto è 1 a 3. Non possiamo perdere tempo, è un aspetto competitivo, l'Italia ha eccellenze nella ricerca clinica, nell'accademia e nell'industria, e quindi questa esigenza è davvero urgente per far sì che si possano attrarre ancora investimenti, capitali e competenze per dare una grande opportunità di accesso all'innovazione ai cittadini italiani. E quindi complessivamente la sfida è globale sulla salute, sulle risorse che concorrono a determinare la salute, siano esse le competenze sanitarie, degli operatori sanitari di cui avremo bisogno da oggi ai prossimi anni, ma anche in tutti quegli elementi e dimensioni che sono tecnologiche, la digitalizzazione, e quindi non vorrei pensare solo al PNRR, che è un piano che va a coprire
i gap infrastrutturali del paese, ma come realmente implementare la connected care tenendo i cittadini a casa, sfruttando app, sfruttando la telemedicina, il telemonitoraggio e creando i percorsi regolatori che ancora non vi sono nel nostro paese per le digital therapeutics. E quindi l'innovazione farmacologica, medical device e digital therapeutics è parte di una filiera e dobbiamo avere la consapevolezza del valore generato dalla filiera anche sul sistema economico e sociale del paese, e di questo Farmindustria è pronta a sedersi a un tavolo per discutere con tutti gli stakeholders le regole nuove che possano velocizzare l'accesso, riconoscere l'innovazione per far sì che l'Italia sia e i cittadini italiani si trovino nelle stesse condizioni dei migliori cittadini europei. Abbiamo ancora tanti gap, la strada è lunga, ma credo che serva lo sforzo di tutti per trovare insieme le soluzioni in un momento storico molto difficile complessivamente.